I negoziati fra i paesi che partecipano alla COP25, la conferenza sul clima che si sta tenendo in Spagna dopo che la sede cilena aveva dovuto essere cambiata a causa delle sommosse sociali, sono continuati anche questo sabato, un giorno in più di vertice dopo che le oltre 200 delegazioni non sono riuscite a raggiungere un accordo nei giorni passati. Anche sul documento finale presentato dalla presidentessa, la cilena Carolina Schmidt, molti delegati hanno espresso forti perplessità. Al di là di belle dichiarazioni di intenti come quelle della delegata delle isole Marshall, però, l'agenda sembra in una posizione di stallo. Se la politica segna il passo, diversi specialisti provano invece un approccio diverso. Secondo Hervé Letreux, climatologo francese intervenuto nei giorni scorsi alla conferenza, il riscaldamento climatico è un dato di fatto. È un bene cercare di invertire la tendenza, ma bisogna comunque prepararsi agli aumenti di temperatura che per ora sono inevitabili.